Benvenuti sulla pagina delle ricette della nonna. Oggi vi farò vedere come preparare i carciofi ripieni di carne. Iniziamo versando in una ciotola dell'acqua. Aggiungete due limoni ben strizzati, quindi servirà aggiungere il succo all'interno dell'acqua e unite anche la parte esterna del limone. Iniziate pulendo i carciofi, quindi vi servirà rimuovere il gambo, ma mettetelo da parte perché ci servirà dopo. Togliete la parte superiore e togliete anche le foglie esterne. Con il coltello rimuovete anche la parte inferiore, quindi togliete la parte verde. Fate adesso una leggera pressione sulle foglie in modo da aprire il carciofo. Rimuovete la parte interna e la barba utilizzando un coltello o un cucchiaino. Immergete adesso i carciofi già puliti all'interno dell'acqua con il limone in modo che si eviterà di ossidarli, quindi di diventare neri. Dopo aver pulito correttamente tutti i carciofi, versiamo adesso in una ciotola della mollica di pane fresco che andremo ad inzuppare con del latte. Quindi lasciamolo qualche minuto in ammollo. Quindi mettiamo in un'altra ciotola il tritato di carne, schiacciamolo con una forchetta e uniamo adesso il pane ben strizzato al composto di carne. Unite anche due uova. Tagliate uno spicchio d'aglio e aggiungetelo al composto. Adesso unite il parmigiano grattugiato, aggiustate di sale e unite il prezzemolo e con una forchetta mescolate il tutto fino ad ottenere un composto molto morbido. In della carta assorbente adesso andremo ad adagiare i carciofi, quindi lasciamoli scolare per qualche minuto e dopo iniziamo a riempirli con il composto di carne. Salate il carciofo all'interno e adagiate il composto di carne pressandolo bene con un cucchiaio. Dovrà arrivare fino al bordo, anche leggermente un po' più su. Dopo aver riempito tutti i carciofi, occupiamoci della cottura. In una padella versate dell'olio, aggiungiamo uno spicchio d'aglio tagliato a dadini e aggiungiamo anche i gambi precedentemente puliti e ammollati nel limone. Facciamo cuocere per qualche minuto e sfumiamo con del vino bianco. Dopo 5-6 minuti uniamo i carciofi, lasciamoli leggermente dorare e aggiungiamo dell'acqua. Coprite il tutto con un coperchio. Fate cuocere per 20 minuti. Se li gradite, unite le patate tagliate a spicchi, aggiustate con del sale, del prezzemolo, rimettete il coperchio e via a cuocere per altri 15 minuti. I vostri carciofi sono pronti. Buon appetito!